Signore e signori, obbedisco la vostra chiamata. L'opera augusta della liberazione universale, già incominciata, richiede lo sforzo di tutti. Nessun orecchio ha da chiudersi, nessun cuore deve tacere. Là, dove echeggia il grido di tutti i popoli, è necessario un eco nelle vittime di tutti gli uomini. Chi non ha che un soldo lo deve dare ai liberatori, chi non ha che un sasso lo deve gettare ai tiranni. Questi agiscono, quelli parlino, tutti operano. Sì, tutti alla manovra. Il vento soffia. Sia giubilo a tutte le anime, lo incoraggiamento pubblico dato agli eroi. Si infiammino le moltitudini entusiasti al pari di una fornace. Chi non combatte con la spada, combatta con l'idea. Nessuna intelligenza si rimanga neutrale, nessun spirito ozioso. Possono quei che lottano sentirsi contemplati, amati, sostenuti. E intorno quell'uomo valoroso che sta là intrepido in Palermo, arda un fuoco su tutte le montagne della Sicilia, splenda un lume su tutte le sommità dell'Europa. Ho proferito questa parola, i tiranni, o fossi esagerato, o fossi calunniato il governo napoletano? Cessiamo dalle parole, mostriamo i fatti. State attenti. Narro storia vivente, potrei dire una storia che sanguina. Il reame di Napoli, quello del quale trattiamo adesso, ha una sola istituzione, la polizia. Ogni distretto ha la sua commissione di bastonatura. Due sbirri, Aiossa e Maniscalco, regnano sotto il re. Aiossa bastona Napoli, Maniscalco bastona la Sicilia. Ma il bastone non è che un mezzo turco. Questo governo ha inoltre il procedimento dell'Inquisizione, la tortura. Sì, la tortura. Ascoltate, lo sbirro Bruno attacca gli accusati con la testa fra le gambe finché non confessano. L'altro sbirro Pontillo li fa sedere sopra una cratella e accende fuoco sotto. Questo è il seggiolone ardente. L'altro sbirro, Maniscalco, parente del capo, ha inventato uno strumento nel quale introducono il braccio e la gamba del disgraziato, poi girano una vite e così va stritolato quel braccio o quella gamba, e questo ingegno chiamasi la macchina angelica. Un altro sospende un uomo due anelli con le braccia al muro e coi piedi al muro di faccia. Fatto ciò, esso salta sull'uomo e ne disloca le membra. Hanno poi le manopole con le quali si schiacciano le dita della mano, l'arganello serateste, cerchio di ferro compresso da una vite che fa uscire quasi schizzare gli occhi. Qualche volta riesce la fuga. Un uomo, un tale Casimiro Rossimano, è fuggito. E sapete cosa hanno fatto? Hanno preso la moglie, i figli, le figlie del disgraziato e li hanno posti sulla sedia ardente. Capo Zafferana confina in una spiaggia deserta. Gli sbirri portano dei sacchi su quella spiaggia. In quei sacchi vi sono altrettanti uomini. Questi si immergono nell'acqua e li mantengono finché il sacco non si muove più. E allora si dice all'essere che c'è dentro. Un racconto di chi l'ha detto? Victor Hugo. Giovanni Vienna di Messina spirò in questo modo. A Monreale un vecchio e sua figlia davano sospetto di patriottismo. Il
giacette morto sotto i flagelli. La figlia sua che era incinta, spogliata, nuda e morta anch'essa sotto i flagelli. Signori, signori, chi fa queste cose è un giovane di 20 anni e chiamasi Francesco II. Possibile? Il fatto è autentico. La data? 1860, l'anno in cui siamo. Aggiungete a tutto ciò il fatto di ieri. Palermo schiacciata dagli obici, annegata nel sangue, trucidata. Aggiungete questa tradizione spaventevole allo sterminio delle città, che sembra la rabbia maniaca di una famiglia e che nella storia sbattezzerà schifosamente questa dinastia, cambiando Borbone in bomba. Sì, un giovane di 20 anni commette tutte queste nequizie. Signori, io dico il vero, ma sento l'anima compresa di pietà profonda solo a pensare a questo misero re. Quali tenebre, infelice, nell'età prima in cui era. Si ama, si crede, si spera. Ulle che ha servito il clerchiere. Ecco, il commissario. Ah, il commissario. Ho capito. Il diritto divino subentra a tutte le generosità dell'adolescenza e del principio. Mette la tradizione sanguinaria come una catena sul principe e sul popolo. Esso accumula sul novizio al trono gli influssi terribili di una famiglia, terribili cose. Nell'istante medesimo in cui l'erede del diritto divino stende la mano per afferrare lo scettro, ecco, vede venire innanzi quei due vampiri, Aios e Maniscalco, che la storia conosce, che si chiamano altrove Narciso e Pallade, o Villeroi o Bachelier. Quegli spettri si impadroniscono dello sciagurato fanciullo incoronato. La tortura gli afferma che essa è il governo. Il bastone gli dichiara che esso è l'autorità. La polizia gli dice: io vengo dall'alto. Gli mostrano da dove egli esce. Gli rammentano il suo bisaolo Ferdinando I, quelli che diceva: il mondo è retto da 3 F, feste, forni e corte. L'avo suo Francesco I, l'uomo delle insidie, suo padre Ferdinando II, l'uomo delle mitragliate. Vorrà egli rinnegare i suoi padri? Gli provano che deve essere feroce per pietà filiale, ed egli obbedisce. L'abbruttimento del potere assoluto lo instupidisce. Così si fanno i fanciulli mostruosi, così fatalmente i giovani re continuano le vecchie tirannie. Bisogna liberare quel popolo, quasi dicevo, bisogna liberare quel re. Garibaldi ne ha assunto l'incarico. Garibaldi. Chi è Garibaldi? Garibaldi è un uomo e nulla più, ma un uomo in tutto il significato sublime della parola. Un uomo della libertà, un uomo della umanità, direbbe il suo compatriota Vincenzo. Ha egli un'armata? No. Ha una mano di volontari, munizioni da guerra? Niente. Polvere? Pochi barili soltanto. Cannoni? Quelli del nemico. Ma dunque, qual è la sua forza? Che cosa lo fa vincere? Che ha egli in sé? L'anima dei popoli. Egli va, egli corre, il suo cammino è una striscia di fiamma, il suo pugno d'uomini impietrisce i reggimenti. Le sue armi sono deboli, ma sono incantate. Le palle delle sue carabine stanno a pari con quelle dei cannoni. Con lui sta la rivoluzione. E di quando in quando, nel caos della battaglia, nel fumo, nel baleno, come fosse un eroe d'Omero, si vede apparire dietro di lui la dea. Per quanto la resistenza appaia ostinata, pure
tuttavia questa guerra fa meravigliare per la sua semplicità. È un uomo che assale un trono, il suo sciame gli vola intorno, le donne gli gettano dei fiori, gli uomini si battono cantando. L'armata regia fugge. Tutta questa avventura è epica. È un fatto luminoso, formidabile, grazioso, come l'assalto d'api. Oh, quando l'ora è venuta, che bella cosa è un popolo. Mirabile cosa quel rumore, quel sollevamento, quell'oblio degli interessi vivi, quegli abietti istinti dell'uomo, quelle mogli che spingono, i loro mariti e combattono con essi, quelle madri che gridano ai loro figli, va! Quell'allegrezza nel cuore delle anime, quel giubilo di respirare ed essere quel grido di tutti, quell'immenso splendore all'orizzonte. Più non si pensa ad arricchire, all'oro, al vento, ai piaceri, all'imbestialire dell'oggia. Si prova vergogna e orgoglio ad un tempo. Si tiene alto il capo, il piglio altero dei volti provoca i tiranni. Le barbarie se ne vanno, i dispotismi crollano e rovinano. Le coscienze rifuggono dalla schiavitù. I partenoni scuotono le mezzelune, la Minerva austera si rizza nel sole con la sua lancia in mano. Le fosse si aprono, gli estinti si chiamano da tomba a tomba. Risuscitate, questa è più che vita, è un'apoteosi. Tutti noi, chiunque siamo, acclamiamo battendo le mani all'Italia, glorifichiamola, potesta terra, dai sublimi panni. Voi che mi ascoltate, ve la rappresentate voi questa splendida visione? L'Italia libera, libera, libera dal golfo di Taranto alle lagune di San Marco. Poiché io che l'affermo nella tua tomba, umanini, Venezia interverrà alla festa. Rispondete. Ve ne figurate voi questa visione che sarà realtà domani? È finita tutto ciò che era menzogna, finzione, cenere, notte, si è dissipato. L'Italia esiste, l'Italia è l'Italia. Dov'era un'espressione geografica, ora è una nazione. Dov'era un cadavere, ora è un'anima. Dov'era uno spettro, ora è un arcangelo, l'immenso arcangelo dei popoli, la libertà, ritta, con le ali spiegate. L'Italia, la grande spinta, si è risvegliata. Miracola, essa sorge, sorride al genere umano. Essa dice alla Grecia, io sono tua figlia. Essa dice alla Francia, io sono tua madre. Le stanno d'intorno i suoi poeti, i suoi oratori, i suoi artisti, i suoi filosofi, tutti quei consiglieri dell'umanità, tutti quei padri costretti dall'intelligenza universale, tutti quei membri del Senato dei secoli e dalla sua destra e dalla sua sinistra quei due inarrivabili sommi uomini che hanno nome Dante e Michelangelo. Oh, poiché la politica ama queste parole, sarà quello il più maestoso dei fatti compiuti. Qual trionfo, quale esaltazione, qual meraviglioso fenomeno è l'unità che attraversa come un lampo questa magnifica varietà di città sorelle. Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Pisa, Siena, Verona, Parma, Palermo, Messina, Napoli, Venezia, Roma. L'Italia sorge, l'Italia cammina, patuitea, essa si palesa, essa comunica al progresso del mondo intero la grande febbre giuliva propria del suo genio e l'Europa si elettrizzerà a quell'irradiamento portentoso
e non ci sarà minore estasi nell'occhio dei popoli, minore riverberamento sublime sulle fronti, minore ammirazione, minore allegrezza, minore abbagliamento per quella nuova luce sulla terra che per una nuova stella nel cielo. Signori, se vogliamo renderci ragione di ciò che si prepara e intanto anche di ciò che si fa, non dimentichiamo che Garibaldi, l'uomo di oggi, l'uomo di domani, è pure l'uomo di ieri. Prima d'essere il soldato dell'indipendenza e dell'unità italiana, egli è stato il combattente della Repubblica Romana. E per noi, come per chiunque sa comprendere i meandri necessari del progresso, il 1860 continua il 1849. I liberatori sono grandi e l'acclamazione riconoscente dei popoli li segua nel loro fortunoso cammino. Ieri erano lacrime, oggi è l'osanna. La provvidenza ci mostra di quando in quando questi ristabilimenti di equilibrio. John Brown soccombe in America, ma Garibaldi trionfa in Europa. L'umanità costernata dinanzi all'infame patibolo di Charleston si rassicura dinanzi alla fiammeggiante spada di Calatafimi. Oh fratelli miei in umanità, questa è l'ora della gioia e degli abbracciamenti. Poniamo da parte qualunque prevenzione esclusiva, qualunque dissentimento politico, troppo inconsistente in questo momento, in questo santo minuto di tempo in cui siamo. Fissiamo unicamente i nostri occhi su questa opera sacra, su quello scopo solenne, su quella vasta aurora delle nazioni emancipate. E confondiamo tutte le nostre anime in questo potentissimo grido, degno del genere umano e del cielo. Viva la libertà! Signori, ascoltate ancora una parola. Non lasciamo questa Sicilia senza volgervi un ultimo sguardo. Concludiamo. Qual è la risultante di questa splendida epopea? Una legge morale, una legge augusta. E questa legge, eccola. La forza non esiste. No, la forza non è. Non vi è che il diritto. Null'altro abbi che i principi, la giustizia e la verità, i popoli, le anime che sono la forza dell'ideale, la coscienza qui in terra e la provvidenza lassù in cielo. Che cos'è la forza? Che cos'è la spada? Chi mai tra coloro che pensano ebbe paura della spada? Non già noi, uomini liberi della Francia, non già voi, uomini liberi dell'Inghilterra. Chi sente il diritto tiene alta la fronte. La forza e la spada sono nulla. La spada non è che un bagliore schifoso nelle tenebre, un rapido e tragico svenimento. Il diritto, invece, è l'eterno raggio. Il diritto è la permanenza del vero nelle anime. Il diritto è il figlio vivente nell'uomo. Da ciò deriva che là, dov'è il diritto, là è la certezza del trionfo. Un solo uomo che ha con sé il diritto si chiama legione. Una sola spada che ha con sé il diritto si chiama folgore. Chi dice diritto dice vittoria. Ostacoli? Non ve ne sono. No, non ve ne sono. Non vi è veto contro la volontà dell'avvenire. Guardate Napoli, la lotta è vana, la spada se ne va in fumo. Francesco II crede forse di esistere ancora, ma si inganna. Questo io affermo per certo, egli non è che un'ombra, rifiuti pure ogni capitolazione che possa essergli proposta, se gli talenta. Atterri e insanguini Messina, come atterrate insanguinato Palermo. Si aggrappi all'atrocità,
tutto sia vano, ormai è finito. Egli ha regnato. I tenebrosi cavalli dell'esilio percuotono con l'unghia il limitare del suo palazzo. Signori, lasciate che ve lo ripeta. Nulla altro vi è che il diritto. Volete voi paragonare il diritto con la porta? Giudicate da una città. L'11 maggio sbarcano a Marsala 800 uomini. Trascorrono 27 giorni e il 7 giugno a Palermo 18.000 uomini atterriti si imbarcano. Gli 800 uomini sono il diritto, i 18.000 sono la forza. Oh, si consolino coloro che soffrono sotto qualunque cielo si trovino, si rassicurino quelli che vivono in catene. Tutto quanto accade oggi è impatto loro. Sì, ai quattro venti dell'orizzonte, speranza. Il progresso non è altro che un fenomeno di gravitazione. Chi potrebbe disturbarlo? Appena dato l'impulso, l'indomabile incomincia. Allora, despoti, vi sfido alla prova. Fermate la pietra che cade, fermate il torrente, fermate la valanga, fermate l'Italia, fermate l'89, fermate, se potete, il mondo precipitato da Dio nella luce. Bravo.